La seconda parte del capitolo comprende le sequenze dalla quarta alla nona. Nella quarta, Machiavelli afferma che il principe, che nel tempo favorevole si appoggia solo alla buona fortuna, è condannato a ruinare, cioè alla rovina, quando muta la sorte. La quinta sequenza è occupata da una articolata considerazione relativa ai diversi modi con cui gli uomini possono conseguire il loro fine. Possono farlo, tra gli altri, con la prudenza oppure con l'impeto, con lo slancio. Tali comportamenti in se stessi non sono garanzia di successo. Infatti, di fronte alla fortuna e al suo carattere volubile e imprevedibile, il principe deve piuttosto sfoderare l'arma della virtù, che consiste sostanzialmente nella duttilità, nel sapersi riscontrare, ossia adattare alle caratteristiche dei tempi. Tuttavia, tale virtù, e siamo alla sesta sequenza, è poco praticabile perché gli uomini sono rigidi nei loro comportamenti e non sanno adattarsi alle circostanze. Nella settima sequenza, Machiavelli introduce la figura di Papa Giulio II per esemplificare il concetto espresso in precedenza. Il Papa è l'esempio del principe impetuoso, capace di contrastare la forza della fortuna con azioni talora spregiudicate che, come attestano i fatti, gli hanno consentito di avere la meglio sui nemici. Nell'ottava e nella nona sequenza, l'autore sviluppa e approfondisce due luoghi comuni della cultura classica e umanistica. Il primo, di ascendenza classica, deriva da un proverbio che già lo scrittore latino Cicerone citava come antico: «La fortuna aiuta gli audaci». Il secondo è una personificazione ricorrente nelle opere letterarie antiche e moderne di stampo misogino. La fortuna è instabile e mutevole come la donna.